cominciata la cerimonia per la caduta dell'ultimo diaframma del primo lotto del tunnel di base della Torino-Lione. Il ministro dei trasporti francese, che vedete di spalle, sta parlando al microfono con gli operai e i dirigenti del cantiere, che si trovano ancora dall'altra parte del diaframma sulla macchina che sta scavando l'ultimo tratto. Una tappa importante, il tratto di 9 km della canna sud del tunnel di base, è stato il primo, ha avuto una natura sperimentale proprio per tarare le macchine, e il primo pezzo di una galleria di 57 km che verrà scavata da altre 7 talpe in direzione Italia e dall'Italia in direzione Francia. Si tratta di due canne di 57 km. Come vedete c'è il ministro francese, ci sono i due sindaci dei due paesi uniti da questa galleria, da questo primo tratto di galleria, e come si vede ci sono anche esponenti della politica italiana. Non c'è il governo italiano non è presente, ha scelto di non essere presente, nonostante il fatto che il ministro dei trasporti non sia più Toninelli. Ricorderete che Toninelli negava addirittura l'esistenza di tutto quello che stiamo vedendo, sostenendo che si trattava semplicemente di una piccola galleria dentro la montagna. In realtà, come si vede, è una galleria di 11 metri di diametro e quindi è tutt'altro che piccola, ma per una ragione ideologica il ministro Toninelli non è mai voluto venire in questo cantiere e ha fatto finta che appunto non esistesse. Con il governo giallo-rosso si immaginava che la situazione si sarebbe modificata, anche perché l'Italia ha aderito definitivamente al progetto, ma la ministra De Micheli, forse per timore di non irritare le suscettibilità ideologiche dei suoi compagni di governo, ha scelto di rimanere al Cersaie di Bologna ad occuparsi di ceramica e non a venire ad assistere ad una delle opere più importanti dal punto di vista ingegneristico che si stiano realizzando in Europa.